Bentornati su RetroPlay, questa volta giochiamo a Vice Project Doom, un gioco molto molto bello per Nintendo NES del 1991 pubblicato dalla SEMME. Questo qui è un gioco molto particolare perché è un po' ispirato a varie cose, ispirato un po' a Blade Runner, un po' a Bruce Willis, ai film d'azione con Bruce Willis, è ispirato un po' all'immaginario cyberpunk, ma anche al videogioco della Capcom, no, era della Capcom, che era Lead Storm, l'arcade, quello con la macchinetta nel futuro. Ricordate che quello pure c'aveva un po' un immaginario un po' cyberpunk, no? E infatti, noi in questo gioco facciamo un investigatore privato del futuro, che nel primo livello dobbiamo guidare una macchina in stile proprio Lead Storm, oppure in stile. Come si chiama quel gioco della Midway? Come si chiamava? Com'era? Spy? Non mi ricordo, ragazzi. Spy Hunter, eccolo qua, mi sono ricordato. Spy Hunter, quindi un gioco che si vede dall'alto. Poi dopo il gioco però cambia e si vede di lato e diventa molto più bello. E andremo adesso a giocare, ragazzi. Questo qui, eccolo qua. Push Start Button. Sì, push start, però io volevo vedere lo schermo dei titoli, non me lo fai vedere? Oh, Vice Project Doom, andiamo a premere lo start. Eccolo qua, questo è il nostro agente che deve andare a investigare. C'è un maniaco in libertà, c'è un pazzo assassino, dobbiamo andare a prenderlo. Allora, ragazzi, scusate la voce, non so perché. C'ho la voce a pezzi, non so perché. Oggi è così, oggi è così, comunque. Ecco, vedete, tipo Spy Hunter all'inizio, vedete? Allora, non fateci caso che questa prima sezione è un po' rallenta, non è proprio il massimo. Però poi andando avanti, la seconda sezione è molto più, gira molto meglio, però non fa niente perché comunque guardate che soddisfazione c'è nel buttare tutto all'aria, bidoni, scatoloni, transenne, è fantastico sto gioco. Prendiamo i. Ahia, ho preso un ostacolo. Ci sono anche i droidi, vediamo, siamo in questa città del futuro e sti androidi che cercano di acchiapparci somigliano molto a quelli di Lead Storm, se ve lo ricordate. Comunque okay, questi rallentamenti un po' fanno gioco perché tipo che quando noi colpiamo le transenne, le cose, il gioco, i rallentamenti sembrano tipo se stiamo vedendo un film a rallenti, no? Aia! Dai, colpiamo questo camion maledetto. Sì, l'abbiamo distrutto. E guardate che figata adesso. Ecco il nostro eroe con la fiammata dietro di sé del camion appena distrutto. Fantastico. Somiglia un po' anche a City Hunter come atteggiamento, no? Non erano umani. Sono dei mutanti. Nel futuro ci sono androidi e anche mutanti. E dobbiamo andare a caccia di mutanti, ragazzi. Hai controllato la roba che c'era su quel veicolo? Certo, dice lei. E qual era sta roba? Chi c'è lì? Mostrati. Non preoccuparti, sono solo il tuo angelo custode. Chi è? Chi è? È uno che ci aiuta? Ah, lo schermo dei titoli arriva dopo il primo livello. Perfetto, fantastico. Chi è quella persona misteriosa? Allora, come vedete ci sono questi mutanti punk cyberpunk. Guardate che bello il parallasse sullo sfondo. La città futuribile. Ma è stupendo sto gioco. E come vedete ci sono anche alcuni pezzi di terreno che cadono. Cosa che poi verrà copiata da Mega Man X su Super Nintendo. Il fondale sembra un po' preso invece da Street of Rage 2 per Mega Drive, eh? Ricordate c'era il secondo livello. Il secondo livello. Allora, qua attenzione che casca tutto. Mi devo sbrigare perché sennò crolla. No, no, scherzo! No, per un pelo sono cascato di sotto. Bello l'effetto dell'acqua che si muove. Sembra preso proprio appunto da Street of Rage 2.
Alla fine di questo episodio non scappate, perché vi farò vedere una cosa bellissima. Vi svelerò il nome giapponese di questo gioco. Vi farò vedere anche la copertina giapponese, che vi faccio capire perché questo gioco è un po' copiato Bruce Willis. Perché la copertina giapponese del gioco si vede proprio il protagonista, che ha proprio le fattezze di Bruce Willis nella copertina. E lo andremo a vedere fra poco. Questi tizi sembrano tipo i vampiri giapponesi, i vampiri cinesi, guardate. Sì, perché questo è anche un detective dell'occulto, a quanto pare, un po' Cyber e un po' Dylan Dog, un po' Blade Runner e un po' Dylan Dog, se vogliamo. Allora, ci sono altre armi, andiamo a mettere la granata con il tasto select. Boh, l'ho sfornata, la grandissima. Cambiamo arma, mettiamo la pistola. Ebbene sì, c'ho anche la pistola. Però i proiettili sono limitati. Ok, primo boss è una specie di lupo mannaro, cyber lupo mannaro, che mi lancia le travi addirittura. È così forte che mi lancia le travi. Effetto bellissimo, tenuto con un trucco ovviamente. No! Ah! Sì, l'ho sfondato, grande. Oh, sono andato alla grande. Sono andato veramente alla grande questo gioco, eh. Che cosa succede qui? Cristi! Dove sei, Cristi? Mi spiace, sono io, Sofia. Cristi mi ha chiesto di controllare quella roba. E quello che ho trovato nel camion sono tracce di... che conducono a Kim Ron. Che cazzo è Kim Ron? Delle voci dicono che lui fa magia nera. Cioè, questo gioco, che era un po' cyberpunk, si sta assumendo dei contorni un po' da Urotsuki Doji, che era un anime giapponese degli anni 90, che era un po' esagerato forse, con i demoni, cose varie, anche cose un po' troppo vietate ai minori forse. Cambiamo arma e rimettiamo la spada. Cioè, su questo gioco si sono ispirate a 200.000 cose diverse, alle leggende giapponesi dell'occulto, a Blade Runner, a Bruce Willis, a Spy Hunter, a Led Storm, a Shatterhand, che era un altro gioco per Nintendo bellissimo, che poi magari ne parleremo. Questo gioco è veramente fantastico, eh. È uno dei giochi più avanzati per il Nintendo NES, secondo me. C'è anche qualcosa di Kabuki Quantum Fighter, che è un altro gioco stile così action platform per Nintendo NES, che si rifaceva sia al teatro giapponese che all'immaginario cyberpunk, anche quello. Magari ne parleremo. C'ho 73 colpi di pistola e 28 granate. Qua mi sa che servono le granate, eh. Cambiamo arma. Niente, mi ha sfornato. Che sullo sfondo quelle fiamme, cosa sono? Tocca ricominciare da qua. Vabbè ragazzi, questo era Vice Project Doom. Gioco bellissimo. Mettiamo la pausa e vi faccio vedere anche la copertina della versione giapponese. Eccola qua, si chiama Gandek in Giappone. E come vediamo, il protagonista è proprio un Bruce Willis che gioca a fare il Blade Runner contro i vampiri e i fantasmi giapponesi. Quindi è una cosa assolutamente fuori di testa. Per questa volta è tutto ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio di Retroplay. Ciao ragazzi, alla prossima. Intanto io continuo a giocare.
Forse, non lo so se il gioco mi si degna di ripartire. Ok, andiamo a giocare, vai, che me ne frega a me. No, devo rimettere la spada. Vaffanculo, sempre se lo rifaccio, vaffanculo. Sì, andiamo da boss, faccio i boss. Si salta che la pistola voglio combattere. Vaffanculo. Devi morire, ma chi è questo? Il signore... Ma è una specie di Son Goku, c'è il bastone come Son Goku. Mi devi stare sotto per non fatto il beccato al... No, niente ragazzi, per questa volta è tutto. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.